Ok. Bene, possiamo iniziare. Sì. Ok, allora, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui a questo nostro talk. E prima di cominciare vorrei innanzitutto ringraziare Belug per l'invito che ci ha fatto e per l'ospitalità. E per coloro i quali non ci conoscono, voglio sottolineare un aspetto importante che è esattamente quello delle nostre attività. Noi facciamo le attività esattamente identiche a quelle che fa il Belug. In poche parole, divulghiamo l'open source, software libero, e quindi la libertà digitale, che è assolutamente lo slogan della giornata di oggi. Giomala Veneto è la prima associazione regionale nata in Italia. Fa parte di un coordinamento nazionale e, come dicevo, persegue assolutamente questo tipo di attività, che è quello di divulgare il software libero, ma in particolare divulgare il CMS. CMS sta per Content Management System, il sistema di gestione dei contenuti, prettamente per la realizzazione di siti internet. Quindi, così come nel nostro talk, la costruzione di siti internet è assolutamente gratuiti, tra virgolette, fermo restando ciò che deve essere pagato per lo spazio web, perché probabilmente tutti sapete che se il sito deve andare su internet, uno spazio deve essere affittato annualmente e non è competenza nostra, quindi bisogna rivolgersi ovviamente alle aziende che fanno questo tipo di lavoro, oltre che il pagamento dell'authority, l'authority italiana piuttosto che quella americana, in base alla scelta del .it, .com, .org e via di seguito. Ok? Quindi divulgazione, come vi dicevo, del CMS e quindi tutti i software liberi adesso collegati, ma soprattutto uno degli aspetti molto importanti è esattamente quello della condivisione della conoscenza. Che cosa intendo per condivisione della conoscenza? All'interno della nostra associazione, così come all'interno dell'associazione del Belug e di tutti i LUG a livello nazionale, non c'è altro che uno scambio di informazioni. Questo è uno degli aspetti più importanti, uno degli aspetti. Vabbè. Niente, nessun problema. Uno degli aspetti più belli di queste community, perché poi alla fine dobbiamo considerare una cosa, che oggi sempre di più abbiamo e sentiamo l'esigenza di emergere da una situazione che viene chiamata crisi, che è partita già dal 2008 a questa parte, e quindi chiunque sia, privato, azienda, pubblica amministrazione, associazione, chiunque ha l'esigenza fondamentalmente di risparmiare. Ok? Non possiamo farlo altro, non possiamo fare altro che farlo con innanzitutto il software libero e dall'altro lato risparmiando, condividendo il sapere. Io so una cosa, la esprimo e la fornisco a voi e viceversa posso imparare da voi. Ok? E questa è la nostra politica associativa. Cosa fa Giomala Veneto? Fondamentalmente svolge formazione, corsi di formazione proprio per far insegnare alle persone, tutti coloro i quali si avvicinano all'associazione, come costruire un sito, come gestirlo e come creare praticamente tutto quello che è un progetto web. Ok? Però facciamo anche eventi, seguiamo anche una serie di progetti
soffermandomi un attimo sugli eventi, un ultimo evento che abbiamo fatto esattamente il 13 settembre di scorso è stato il meeting Journal Veneto a Verona, dove c'è stata anche la collaborazione di altre associazioni regionali che sono elencate lì, e dove abbiamo annoverato la presenza, tra l'altro pensate, per la prima volta in Italia, un presidente dell'Open Source Matters, cioè di Joomla.org, perché per chi non lo sapesse, Joomla non è un nome che abbiamo inventato noi, ma lo abbiamo rilevato dalla community internazionale con sede a New York, dove abbiamo assolutamente sposato la stessa identica politica associativa. Ok? E quindi la stiamo portando nella nostra regione. E quindi, batteria. Me lo metti sotto. Va bene, ci siamo? Sì, vai pure, prosegui pure che non ci sono problemi. Perfetto. E quindi, per noi è stato assolutamente un onore, ma lo è stato anche per la nostra regione. Quali sono i progetti che in questo momento abbiamo in corso? Allora, faccio una piccola pausa. Ci sono delle sedie. Siete un po' più comodi. Però potete anche utilizzare queste, magari, per vedere meglio, potete portarle. Prego. Scusi, siete un po' tutti un po' più comodi. Tra i nostri progetti abbiamo in fase di elaborazione uno dei progetti della FAP. Mi sono permesso addirittura di scrivere due righe per spiegare meglio di che cosa si tratta. La FAP non è altro che un insieme di regole che caratterizzano appunto il sito, che deve soddisfare assolutamente delle situazioni idonee per l'accessibilità, che significa l'accessibilità diversamente abili, gli ipovedenti, i muti e via di seguito. Okay. Abbiamo in progetto un componente che viene agganciato poi alla installazione di Joomla, perché poi ci sono delle sorte di personalizzazioni che tra un po' andrete a vedere direttamente con Alessandro, che vi farà vedere come si installa e come si gestisce un sito internet, come si può costruire in pochi minuti tra l'altro un sito internet. Quindi vi stavo parlando del Labo Pretorio. Labo Pretorio è un componente che addirittura è stato sviluppato e che è in fase di incrementazione da un nostro socio volontario, non solo socio volontario, ma tra l'altro anche il precedente presidente dell'Associazione Joomla Veneto, insieme alla collaborazione di un altro componente di un'altra associazione regionale, la Joomla Lombardia. Questo ci dà la possibilità ovviamente di avere questi componenti laddove vengano sviluppati direttamente da noi stessi nella personalizzazione, nella totale personalizzazione. Okay. Ma altri progetti in corso sono le convenzioni e i protocolli d'intesa, che possono andare dalle associazioni di categoria alle pubbliche amministrazioni, alle istituti scolastici. Molto importante anche l'aspetto dell'università, università nel quale noi tentiamo di entrarci, che differentemente dagli istituti scolastici superiori, le università sono un po' più complesse da raggiungere, ok? E quindi abbiamo un progetto proprio per poterle raggiungere da questo punto di vista. Siamo presenti in tutta la regione, con dei gruppi addirittura anche provinciali, laddove mensilmente ci si riunisce, ci si discute, e poi siamo presenti anche con le formazioni, tra cui abbiamo già da un po' di anni a questa parte una collaborazione con Velu, che siamo venuti diverse volte qui a svolgere delle formazioni, ed è una sorta di collaborazione bidirezionale.
quali sono i corsi di formazione che noi eroghiamo? Ve ne elenco qualcuno, giusto per essere veloci, andiamo da Joomla base, per poter cominciare a creare il sito e poter cominciare a capire come funziona questo software, questo sistema. Web marketing, web communication, andiamo alla creazione del blog, le immagini all'interno di un sito internet, come devono essere gestite, come devono essere menzionate, dimensionate e via di seguito. Uno dei corsi, tra l'altro nuovi, di quest'anno, del 2014, è quello degli aspetti legali, gli aspetti contrattuali e la privacy. Attenzione, perché questo è un aspetto molto importante, perché le ultime normative che abbiamo appreso, tra l'altro c'è una statistica ufficiale che dice che il circa 70% dei siti internet presenti a livello nazionale non sono a posto con le regole. E questo è molto importante perché è dal punto di vista privato, qui stiamo lavorando anche tantissimo con uno dei nostri soci che è un avvocato che si sta occupando di questa cosa, grazie anche alla sua disponibilità, e ci sta facendo capire meglio effettivamente qual è il percorso da sviluppare da questo punto di vista. Perché? Perché potrebbe esserci anche un problema che riguarda le multe, cioè le sanzioni amministrative. Le aziende addirittura rischiano veramente tanto. Ok? Quindi questo è un aspetto anche importante che merita assolutamente attenzione. Per chi lo facciamo? Semplice, per tutti coloro i quali hanno a che fare con internet, per tutti coloro che hanno a che fare soprattutto con internet, ma che abbiano voglia eventualmente di crearsi un proprio blog, una propria pagina web, un proprio sito, lo può fare chiunque, ovviamente. Quindi, giovani, meno giovani, ovviamente aziende, pubblica amministrazione e via di seguito. Sempre e comunque nella possibilità di poterlo costruire gratis. Cioè, piuttosto che pagare, imparo a farlo e lo costruisco gratis. Vi faccio un piccolo esempio. Non so se ci sono aziende qua, o anche privati che siano. Ponendo il caso che una persona o un'azienda o una pubblica amministrazione abbia la voglia di mettersi su internet e creare un sito internet, ok? Si rivolge a una web agency, si rivolge a un webmaster, si rivolge a una persona che possa fare questo tipo di lavoro per lui. Lo deve pagare, chiaro, no? I contenuti chi li deve creare? Chi vuole il sito? Ok? Quindi il tempo lo deve dedicare comunque. Piuttosto impara a crearselo, piuttosto impara a gestirlo, lo stesso identico tempo che dedica per creare i contenuti e consegnarli al webmaster, che lo deve pagare per poi inserirli direttamente dentro il sito internet, se lo va a compilare lui, ma con una semplicità eccezionale, perché questo è l'editor che viene utilizzato dalla piattaforma, dal software, per poter inserire dei contenuti. È chiaro che poi ci sono degli aspetti che sono un po' più complessi, che si imparano man mano che si percorre questo cammino. Ci siamo. Però lo riconosciamo. È molto simile al writing, al writer, no? Molto simile alla video scrittura, che può essere anche di altre, può essere anche Word, può essere anche una qualunque video. Ci siamo? Si deve seguire soltanto una delle piccole regole per così come si seguono per ogni utilizzo di uno strumento, anche dello smartphone, basta impararlo. Ok? Io ho quasi finito e passo la parola ad Alessandro, che vi spiegherà e vi farà vedere
toccando con mano, direttamente collegato su, su internet, di far vedere come si, si installa semplicemente un sito, il Joomla su, su una piattaforma, su un, uno spazio web, e contestualmente come si può lavorarci e crearlo praticamente in, in pochi minuti. Apro una piccola parentesi, se volete farmi delle domande adesso o volete che le domande le affrontiamo alla fine, quando finisce lui possiamo farlo tranquillamente, come decide, come preferite. L'acronimo Joomla cosa, da dove viene? Joomla è esattamente, non l'abbiamo scelto noi, come ripeto, ma è chiaro che sia, è stato scelto dalla community che risale al 2005, ok? Ed è la traduzione della lingua Shili, Africa, che ha un significato ben preciso, esattamente tutti insieme. Proprio la traduzione di tutti insieme. È per quello che noi abbiamo questa politica associativa. Proprio perché abbiamo, abbiamo non solo sposato il nome, ma dentro il nome c'è tutto. Tutto quello che viene fatto all'interno di queste associazioni lo facciamo insieme. Non significa assolutamente nulla se noi siamo qui oggi a rappresentare l'associazione, perché quando poi siamo tutti insieme a lavorare allo stesso identico modo. Una cosa interessante è che Joomla a livello nazionale, internazionale, eccetera, è una grande comunità dove se avete qualche problema potete trovare degli interi forum, degli interi punti di incontro dove potete fare le vostre domande e qualcuno ha già risolto il vostro problema. Quindi potete magari avere un aiuto esterno anche tranquillamente. Cioè non siete abbandonati a voi stessi. Così come quello che dicevo è che se qualcuno di loro impara a un componente particolare, eccetera, e vede che c'è una domanda da parte di un'altra persona, è in grado di poter rispondere, rispondo alla, alla domanda. È per quello che c'è una sorta di sinergia. Va bene? Possiamo partire con la, la parte pratica, poi eventualmente se avete altre domande siamo qui a disposizione. A te Alessandro, grazie. Grazie. Allora, io sono Alessandro, da un bel 6-7 anni, sono da 6 anni, sono socio di Joomla Veneto. Anch'io sono partito come voi dal niente, ok? Io ho fatto il corso base insieme all'associazione e ho imparato a... non mi sta caricando le foto che ho scattato prima. Ok, facciamo così. Io ho preparato delle installazioni di base per farvi vedere come funziona. Le ho preparate sul mio dominio. Comunque sappiate che per poter installare Joomla avete bisogno di alcuni requisiti minimi, che il server sia di tipo Linux e che sia supportato da un database. Vi posso già anticipare che moltissimi servizi hosting hanno già delle configurazioni minimali per questo genere di servizi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi andate a scegliervi un dominio e dovete associare comunque un servizio hosting, troverete già dentro la parola Joomla. Cioè, vi hanno già preparato delle configurazioni che non dovete neanche modificare più di tanto. Per chi fosse interessato e per chi avesse voglia di imparare qualcosa di più, ovviamente vi aspettiamo i corsi base, li facciamo in tutte le province. Tra l'altro, gli associati avranno delle ottime convenzioni anche con alcuni servizi hosting, con scontistiche pari anche al 30% di quello che è il, l'importo del dominio, del costo annuo del dominio. Comunque sia, quando noi abbiamo comprato il nostro dominio, noi via FTP dobbiamo caricare il pacchetto base di Joomla, che si scarica da qui. Qui lo trovate sicuramente, vedete, c'è già l'ultima release stabile italiana,
e la versione 2.5, che è quella precedente, comunque l'ultima release stabile. Si scarica il file, si decomprime e si carica via FTP nel nostro dominio. Dopodiché basta scrivere il nome del dominio www.belug.org/installation e comincia l'installazione. Esattamente così. Nella prima pagina basta solo impostare il nome del sito, possiamo mettere, che ne so, Belug, una breve descrizione, è opzionale per cui non la facciamo, un'email dell'amministratore, vabbè, mettiamo org, un nome utente e una password da confermare due volte. Dopodiché si prosegue. Codice di sicurezza non valido, perché probabilmente ha scritto male la password. Sì. Eccolo, l'ha presa, avevo sbagliato il digitale. Il database che generalmente viene utilizzato in Italia è di tipo MySQL, ok? Per cui io, che sul mio dominio ho questo genere di servizio, lo seleziono e mi setto tutti i parametri del caso. Questi parametri mi sono stati assegnati. È un video di YouTube. C'ho mezz'ora. Eccolo qua. Sto guardando un video su Corona SDK e mi metterà a digitare all'inizio, sto disgraziato. Vabbè, non importa. Chiedo scusa. Bisogna settare il nome utente che mi ha dato il mio servizio hosting, nel mio caso AXP, la password che mi ha dato il mio servizio hosting e il nome del mio database. Dopodiché posso proseguire. Questo database è già impegnato. Vediamo se questo è libero, perché ne sto usando tantissimi. Usiamo il 19. Perché? Un attimo che vado a vedere quello che avevo fatto. Ah sì, sono scemo io, ho sbagliato a scriverlo. Non ci andava il punto it. Chiedo scusa. No, è proprio la mente che è partita, non vi preoccupate. Non succede a voi, succede solo a me, ma per altri motivi indipendenti da Giuna. Ok, qui viene chiesto di installare i dati di esempio. Io le prime volte vi consiglio di installarli, perché ci sono delle informazioni utili che potete sfogliare, ma soprattutto perché comunque vi darà un'idea di come sarà il vostro sito con qualcosa dentro. Ok? Basta semplicemente proseguire, però tenete presente che qua sotto vi chiederà una verifica di tutti i dati inseriti fino ad ora. Ok? E qui farà una verifica delle impostazioni raccomandate. Se il servizio hosting presso il quale avete acquistato il dominio ha già ottimizzato la macchina, il server per Joomla, questi saranno tutti o quasi tutti verdi. Ok? Sia ben chiaro, non è indispensabile che siano tutti verdi, però sarebbe auspicabile. Quali semi fondamentali lo scoprirete se e quando verrete a trovarsi il corso, insomma. Ok? Clicchiamo su installa e il sito si sta installando. Ha finito, il nostro sito è già stato creato ed è funzionante. Al di là del tempo che ho perso io perché ho scritto male la password, che ho scritto male il nome del database, quanto ci abbiamo impiegato? 5 minuti scarsissimi?
con le tue conoscenze sì. Ma non credere, non credete. Venite a trovarci e scoprirete che è solo una questione di pratica. La parte più lunga, più noiosa, è il caricamento dei dati via FTP sul server, cioè le cartelle di installazione di Joomla. Tenete presente anche che alcuni servizi hosting, tra i quali quelli convenzionati con noi, hanno anche una procedura automatizzata per l'installazione di Joomla. Quando voi acquistate il dominio, vi danno il vostro pannello amministrativo, vi dicono: vuoi un sito con Joomla? Sì, clicca qui, tom, pum, installa. Noi abbiamo comunque eseguito la procedura più lunga, più noiosa, ok? Non ci rimane nient'altro da fare che eliminare la cartella installation. Adesso il nostro sito è effettivamente pronto. Possiamo scegliere di andarlo a vedere o nel pannello amministrativo. Io direi di andarlo a vedere così com'è. Questo è il nostro sito. Avete notato che è già stato inserito il nome Velug all'inizio? È già stato personalizzato in base alle primissime impostazioni che noi abbiamo inserito. E comunque ci abbiamo messo molto meno che non andare al bar e prendere un caffè. E soprattutto è stato molto meno faticoso e molto meno dispendioso. Non abbiamo ancora speso niente se non il dominio. Ok? Adesso però direi che è il caso di cominciare a inserire dei contenuti o personalizzarlo. Guardate, qualsiasi cosa noi dobbiamo fare sul nostro sito, non dobbiamo far altro che scrivere a fianco al nome del sito la parola administrator per accedere al pannello amministrativo, che è questo. Dopodiché inseriamo il nome utente e la password che abbiamo settato in fase di installazione. Eccolo qua, questo è il nostro pannello amministrativo e ci dice già che stiamo usando una versione di Joomla vecchia. Potremmo anche cliccare qui e già eseguire l'aggiornamento, che è bene fare il più spesso possibile. Attenzione però, in alcuni casi è capitato che aggiornamenti non fossero perfettamente corretti, per cui magari aspettate il secondo giorno per vedere chi l'ha fatto il primo, se ha avuto problemi. Ok? Adesso è il caso di cominciare a metterci un po' le mani. Io direi che potremmo inserire una pagina, un contenuto. I contenuti però vanno categorizzati. Abbiamo la possibilità di inserire infinite categorie e sottocategorie. C'è addirittura una categoria già costruita che si chiama non categorizzato. Io per il momento ne creo una di nuova con scritto contenuti. La salvo ed è stata creata. Posso già inserire un articolo e la chiamiamo storia del Velug, che io non ho sotto mano, adesso me la vado a soppiazzare dal... non spero di averlo scritto giusto, no? Sì, che culo. Ho uno statuto direttivo eccetera eccetera, vabbè, prendiamo lo statuto, anche se in realtà ci sarebbe bastata questa parte, scusatemi, questa parte. Mettiamo il caso che io abbia scritto questo articolo, adesso lo chiudo, lo incollo e il nostro articolo sarà già funzionante. Me lo vedrò già negli ultimi articoli inseriti. Questo è un modulo che noi possiamo anche levare, che può servirci o meno. Viene utilizzato in genere per le notizie. Vedete? È già stato inserito. Io però voglio farlo diventare parte integrante del menu. Non devo far altro che creare alla sezione menu una nuova voce di menu che punti esattamente a quell'articolo. Si fa semplicemente così: seleziona,
sappiamo già che è un articolo e che è un solo articolo che noi vogliamo visualizzare. Singolo articolo, andiamo a sceglierlo tra tutti i nostri contenuti e gli diamo un nome. Chi siamo? Salva e chiudi. E io adesso vado a fare il refresh della pagina, mi è comparso anche il chi siamo. Avete visto? Abbiamo già creato il primo contenuto. Calcolate che la pagina chi siamo, la pagina storia, la pagina prodotti, la pagina le nostre attività, fondamentalmente possono essere molto simili. Noi le abbiamo create in pochi secondi perché avevamo il testo già preparato. Potremmo addirittura inserire un'immagine, già che ci siamo, proviamoci. Andiamo in contenuti, gestione articoli, storia del venuto. Io, già che ci sono, me la vado a scaricare, riceverò denuncia a casa anzi no, questa mi piace di più. Salva immagine con nome, me la salvo sul desktop, la chiamo Venuto. Ecco qua. Io vado qua dentro, la voglio come immagine iniziale, perché mi metto lì col mouse, vado a fare sfoglia, desktop, inizio caricamento e l'immagine compare fra le immagini che io ho all'interno del mio sito. Clicco qui, clicco su inserisci e l'immagine è stata inserita. Me la posso dimensionare come voglio, ma soprattutto la posso anche sì, dovrebbe essere qui. No, non ricordo più perché lo facevo con la versione vecchia, vabbè, non importa. C'è addirittura la possibilità di inserire il testo qui a fianco. Avrei voluto farvelo vedere ma non me lo ricordo proprio, per cui casomai devo fare il percorso, ok? Però Joomla ha già dei componenti suoi interni che funzionano perfettamente. Basta andare su componenti, ad esempio contatti, anche qui si possono creare delle categorie e infiniti contatti. Io ne creo uno di nuovo. Gli do come nome contatti, inserisco la mail info.org, giusto perché, salvo e chiudi. Però questa mail attualmente non è raggiungibile da nessuno. Devo tornare in menu, creare una nuova voce di menu che vada a puntare ai contatti e in per l'esattezza ad un singolo contatto. Quale? Quello che ho appena creato. Contatti, gli do il nome, scrivici, salvo e chiudi. Se io vado a fare il refresh della pagina, è comparsa la voce di menu con scritto scrivici. Basta cliccare. Ora, io non l'ho settato che si aprisse automaticamente, però il modulo contatti è già funzionante. Io potrei già mandare una mail da qui. Non funzionerebbe perché non so nemmeno se l'indirizzo info@veluto.it esiste realmente. Come si chiama? E tra l'altro ci ho messo il .org, per cui non arriva in ogni caso. Però avete visto che in 10 minuti abbiamo creato un sito, ci abbiamo inserito una pagina con un articolo e un'immagine e abbiamo creato un form di contatto. Adesso facciamo qualcosa di un po' più complicato. Ma i parametri dell'SMTP, da dove li prende direttamente dal sito, dall'hosting? Sì,
dall'hosting e si possono anche settare, scusami, nella configurazione globale c'è proprio una voce se io li voglio personalizzati. Qua, se non ricordo male, eccoli qua, vedi? Ah. Okay. Li posso settare, ci posso fare quello che voglio, ma in realtà poi a noi non mi interessa. Beh, diciamo che può interessare se il server dove si te non ha il servizio di posto, quindi devo utilizzare magari un servizio esterno. Ok. Sì, assolutamente. Al limite, come vi dicevo prima, se venite a trovarci un corso, queste cose ve le spieghiamo. Se avete un problema, potete venire a una riunione con noi, col gruppo di Venezia, di Padova, dove preferite, e qualcuno che vi dà una mano lo trovate sempre. Ok? Allora, questa è detta GED, Joomla Extension Directory. Adesso proviamo a utilizzare un componente molto molto semplice che può essere un calendario. Ok? Io ho fatto un paio di prove, ho scelto questo qua che è molto molto semplice, scusa, era DP. Non devo fare nient'altro che andarlo a installare sul mio sito. Io lo scarico, poi vado in estensioni, gestione estensioni, e vado a caricare il pacchetto che ho appena scaricato. Ce l'ho in download. Io ho una sottocartella che si chiama estensioni Joomla DP Calendar Free. Adesso compare qui, eccolo là, carica e installa. Di fatto anche questo è già funzionante, dobbiamo solo settare un paio di parametri, come ad esempio, guardate, è già qui, lo vedete? Dobbiamo solo creare un calendario, perché questo componente richiede un calendario. Io lo creo, ma ci vogliono pochi secondi. No, mettiamo un calendario corsi. Salva e chiudi. Dobbiamo fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto prima. Menu, menu principale, nuova voce di menu. E anziché scegliere articolo o contatto come prima, andiamo su DP Calendar e mettiamo calendario. Lo chiamiamo calendario corsi. Salva e chiudi. Scusate, mi sono scordato di settare il calendario. Ah no, è la voce di menu questa, scusate. Il calendario. Seleziona il calendario, eccolo qua, calendario corsi, salva e chiudi. Funziona già. Se io vado a fare il refresh della pagina, qua mi compare il calendario corsi. Guardate, ora come ora io non ci posso scrivere niente, perché ovviamente questo è un privilegio riservato agli utenti registrati. Se io qua inserisco e la password che ho settato prima, chiaro che ad ogni utente io posso dare dei privilegi diversi. Una volta che io avrò compiuto l'accesso, posso cliccare su una giornata del calendario e addirittura creare un evento, un corso, eccetera. Ok? Così avete avuto anche una panoramica tra gli utenti registrati e quelli liberi da visitatore. Direi che, visto che ormai il tempo stringe, possiamo fare un ultimo esperimento. Possiamo cambiare completamente l'immagine del nostro sito installando un template grafico. Io vi consiglio di andare a dare un'occhiata, per esempio qui in Italia, a Joomla.it, che ha una fornitissima sezione di template. Noi utilizziamo quello per Joomla 3 perché abbiamo installato la versione 3. Io questa mattina ho installato questo JP One Page. Guardate, si installa allo stesso identico modo del componente. Estensioni, gestione estensioni, sfoglia. L'ho messo nella cartella template. JP One Page.
apri, carica e installa. Questo, a differenza degli altri, non è ancora funzionante perché devo settarlo come predefinito, oppure devo settare una sola pagina del sito che abbia quella grafica, quel template. Posso anche settare più pagine con più template diversi. Ok? L'ha installato correttamente, torno in estensioni, però questa volta in gestione template, e lo setto come predefinito. Il mio sito, che è questo, cambierà la sua immagine all'istante. Guardate, avete visto? È cambiato completamente con due clic. Chiaro che poi ci sono degli altri parametri da settare, quali moduli visualizzare, il logo e tutto un sacco di altre cose, però in 10 minuti, un quarto d'ora abbiamo creato un sito, inserito un calendario, creato la sezione contatti, inserito la storia del Velubio e cambiato la grafica. Io direi che per il momento è sufficiente, anche perché ormai il tempo stringe, no? Lasciamo spazio alle domande. Esattamente. E faccio anche la premessa che in merito anche a qualcuno che aveva detto sì, per lui è semplice. Sì, è vero, questo è un sunto di tutto quello che viene fatto nella formazione di, diciamo, la base. È un sunto per dare una panoramica generalizzata. In Joomla base come formazione dura 9 ore, in 9 ore uno riesce a imparare a fare queste cosine qui, per cui non è assolutamente difficile, fondamentalmente questo è il concetto. Ok? Domande? Se ci sono domande siamo a disposizione. Io avrei una domanda, però non pure scendere troppo sul tecnico forse. Nessun problema, eventualmente rispondiamo e chiediamo scusa a coloro i quali non. Io ho un'applicazione già fatta in PHP per esempio e la voglio integrare con Joomla, perché l'home page deve essere così, che dopo mi deve. Cioè, perché mantenga gli stessi requisiti dell'applicazione con la sicurezza di Joomla, come devo fare? Per la sicurezza non ti saprei rispondere, so che è possibile integrare in un sacco di modi diversi, si può inserire con un wrapper, si può trovare un componente che faccia le stesse funzioni, eccetera. Sicurezza da quel punto di vista? Intendiamo. Di accesso, perché magari questa qua è una pagina con delle form che ha accesso a un database particolare, quindi deve passare per la pagina di login per accedere a quella pagina là. Cosa che riguardano? Diciamo così, se devi integrarlo nel discorso di sicurezza, di per sé a livello di PHP, devi gestire te il login e la password in maniera corretta, eccetera. Oppure facendo una cartella protetta con HTTP Access. Se invece è un discorso di integrarlo all'interno di Joomla, devi un pochino rompere le scatole con PHP per adattarlo al tipo di programmazione che ha Joomla. Ci sono dei manualini che lo fanno vedere come si fa, eccetera. La fine si entra nello specifico della programmazione. Ma cosa che noi abbiamo fatto come Velug è stato questo, per esempio, semplicemente, nel senso che. Guarda che c'è questo che è collegato al proiettore, non quello, eh? Se mi faccio il problema a me, non questo è lo che non è. Io puoi vedere noi abbiamo il nostro sito del Velug, se tu vai qui per i quiz sembra integrato all'interno, ok? Però se tu vai a scrivere questo indirizzo vedi che è una pagina PHP calma e tranquilla che fa tutto quello che fa. È raggiungibile però dall'esterno, nel senso che se uno mi mette questo indirizzo lo può avere. Noi l'abbiamo fatto libero per un motivo che altre associazioni possono prendersi per programma e mettersi sul loro sito
scelta su Streamlink, se lo mettiamo, però questo è un iframe alla fine, all'interno del sito, messo in modo invisibile, perché se tu vai avanti, tu vedi che non vedi, come si dice, qualcosa di diverso. È un iframe. Questo è un iframe, questo è gestito in questa maniera, puoi fare, puoi fare link a siti diversi, puoi fare qualche cosa. Grazie. Guardate che comunque vi abbiamo mostrato la punta dell'iceberg, ma siamo ancora molto molto lontani, forse anche solo dalla punta, cioè c'è molto molto di più, ci sono componenti che fanno le cose più assurde, sì, dalla vendita online a tutto il resto, le mappe. Sì, appunto, rispetto alla visualizzazione in utilizzo da smartphone, quindi tablet, come si può... Mi basta solo settare il template, scaricare un template responsivo e usare quello. Poi si arrangia il template e adattarsi allo schermo. Sì, quindi già c'è la predisposizione. Esattamente. Dipende dal template. Ovviamente. Si trova il template che... Potrebbe essere gratuito magari perché ha un problema, oppure te lo compri. Ce ne sono di gratuiti, ce ne sono anche a pagamento. Quando si parla di pagamento di template comunque si parte anche da una base molto bassa, perché intorno alle 20-40 euro riesci a trovare un template che ti può dare grossi soddisfazioni. E poi è molto importante il discorso del template responsive, in quanto a parte il fatto che oggi con la nuova release di Joomla ci avviciniamo sempre più a questa esigenza, perché la maggior parte si collega più con gli smartphone e l'iPod piuttosto che i tablet eccetera eccetera, e relativamente tanto con i computer, perché comunque siamo in mobilità, okay? Quindi si sta puntando molto su questa cosa qua. E tutti, la maggior parte dei produttori di template stanno lavorando su questi progetti qua. Grazie. Altre domande? Dove si tengono i corsi di base? Allora, poco fa si parlava del fatto che non abbiamo predisposto un calendario qui in questa sede, perché lasciamo a voi la decisione eventualmente di richiederne uno. Nel senso che se avete bisogno parlate con il Velug, vi presentate qui tranquillamente al Velug e noi ne pianifichiamo uno. Perché di solito lo facciamo in tutte le province della regione Veneto e stiamo attenti anche in base anche alla nostra disponibilità, perché considerate che siamo volontari anche noi, quindi facciamo tutto questo da volontari, quindi in base anche alla disponibilità dei relatori che svolgono questo tipo di formazione con una base piuttosto che un altro tipo di formazione, noi cerchiamo di coordinare in base anche alle esigenze della provincia, della zona. Quindi se siete di qua la facciamo qui in quest'aula, così come ne abbiamo fatte tante adesso in questi anni. Calcolate che comunque facendo volontariato dobbiamo utilizzare le risorse, soprattutto il tempo dei relatori. Se dovesse esserci la necessità di fare un corso per quelle persone, quindi richiediamo di venire a Padova, riusciamo ad accorpare eccetera. Se siete già in 7, 8, 10, vale la pena farlo qui. Certo. E poi accade anche questo, nel contesto, quando si comincia con la prima formazione ci si conosce. Alla fine se c'è un corso di formazione a Padova piuttosto che a Treviso che vi interessa, ci si riunisce in una sorta di carpooling, cioè uno con una macchina si riorganizza in 4-5 persone, si parte e diventa una cosa anche conviviale, dal punto di vista conviviale anche carina. Ok, poi è chiaro, diventa una cosa, una mano alla volta. Cioè. Riflettevo anche sul fatto che magari non vi può interessare subito il corso base, ma magari preparare le immagini per un sito sì, oppure gli aspetti normativi e quant'altro, per cui non è interessante solo per Joomla in sé, abbiamo anche un sacco di altri contenuti. Ok. Sì, allora, per il corso di Joomla base, giusto per darvi qualche piccola informazione,
considerando che non ci sono domande, allora ne approfittiamo di questo, si fa solitamente di tre sessioni, solitamente serali, ma poi si può anche prendere in considerazione il pomeriggio, il sabato, la mattina, vedremo anche questo, ma gli incontri sono tre, formati da tre ore l'una e quindi per un totale di 9 ore. Poi ci sono anche dei corsi da 3 ore, ci sono dei corsi anche di giornate intere, dipende dal tipo di formazione. Che voi potete scegliere, cioè potete scegliere di fare il corso di 3 ore, di 2 ore, in una giornata, a seconda delle vostre esigenze, del vostro tempo. Che bravo. E dall'argomento soprattutto sì, infatti. Infatti, perché fare un giorno alla base in una giornata intera poi diventa anche un po' più difficile. Ci stava una giornata, abbiamo fatto un corso di PHP, ma abbiamo messo il PC serato. Esatto. Da 2 ore e mezza, 3 ore è molto più complesso. Più complesso, certo. Poi ci sono dei corsi. Poi abbiamo bisogno di acquisire determinate informazioni, la nostra mente può arrivare fino a un certo livello, soprattutto sulla base della difficoltà dell'argomento trattato, per cui anche lì cerchiamo di stare attenti a non sviscerare tutte le informazioni così e poi non avere nulla. Comunque discutevamo anche prima che l'associazione, essendo appunto un'associazione, offre anche altre possibilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che se uno di voi magari fa il corso base, la settimana dopo comincia a utilizzare un componente che è un forum, vede che si trova particolarmente bene, risolve subito i problemi, gli spiega eccetera, può anche inventarsi e dire la settimana prossima, il mese prossimo, fra 6 mesi potrei tenere io un corso su come si utilizza questo tipo di forum. È un'associazione, ok? In base alle competenze ognuno mette a disposizione quello che ha. Anzi, avetecene. Sempre il discorso della condivisione del sapere. Noi abbiamo cominciato così, eravamo soci. E poi siamo diventati soci volontari a distribuire la nostra conoscenza, divulgare la nostra conoscenza. Se qualcuno ha voglia di fare il corso di Joomla o va sul sito di joomlaveneto.org, o può anche lasciarcelo a noi l'informazione interessata e noi magari contattiamo loro per sapere e dire ma noi ne abbiamo 2, 3, 4, voi ne avete altri 2, 3 della zona, magari organizziamo. Ok? Ok, se ci sono altre domande siamo a disposizione ancora. Una domanda. Sì. Prego. Visto che a parte Joomla ci sono un altro paio di CMS più abbastanza diffusi tipo WordPress o sì. Drupal, così proprio in 2 parole potete dirmi che vantaggi e svantaggi ha Joomla rispetto agli altri principali che si trovano? Io non parlerei di vantaggi e svantaggi, semplicemente di differenze, perché sono tutti e due, ne hai menzionati due che sono ottimi CMS, hanno anche una grande community così come la nostra, dove anche lì interagiscono con l'aiuto di tutti i soci e lo scambio appunto del sapere, anche lì non c'è poco da fare, perché è giusto che sia in questo. La differenza è, diciamo, vi faccio l'esempio di WordPress è tra i primi ovviamente CMS utilizzati al mondo ed è anche fantastico come interfaccia, è un'interfaccia molto semplice, molto più vicina all'utente, è una sorta, in gergo vabbè, non utilizzo terminologie tecniche, ma ha una sorta di autocomposizione abbastanza semplice nel suo operato. La differenza con Joomla è che Joomla è più portato per dei progetti complessi, ma soprattutto nella personalizzazione di determinati progetti web, progetti di siti internet, perché quando io faccio
personalmente un sito, che sia il mio o che sia quello di un amico, di un'associazione, di un'azienda, ok, mi chiedono comunque di personalizzarlo. Per cui le differenze sono queste: quella è più facile da utilizzare e ho ovviamente poco da imparare, perché comunque ho l'aiuto dell'autocomposizione. Qui dovrei frequentare delle formazioni, per quello che esistiamo, che la maggior parte dei nostri corsi sono totalmente gratuiti, alcuni chiediamo soltanto un contributo per coprire le spese al relatore piuttosto che al noleggio della sala e via di seguito, ma sono dei piccoli contributi. Ma alla fine vi insegniamo a utilizzare una piattaforma che diversamente potrebbe venire difficile, perché è leggermente più complessa nella personalizzazione. Ecco il concetto. Okay. No? Volevi aggiungere qualcosa? No, diciamo che ogni CMS ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. WordPress era nato come un sistema per fare blog alla fine. Dopo si è molto più evoluto e quindi ci sono nati tanti siti, eccetera. Poi sta a te decidere quale ti trovi meglio, quale ti trovi peggio. Una volta che tu impari uno, alla fin fine ti va bene utilizzare quello. Non è che sei obbligato ad usarne uno piuttosto che un altro per un motivo o per l'altro. Certo. Come il linguaggio di programmazione, vuoi fare un determinato programma, tende ad usare un linguaggio di programmazione adatto a quel genere di programma, ma se tu sai usare programmare solo quel linguaggio, stai tranquillo che programmi solo quel linguaggio per qualsiasi cosa che vuoi fare. Dopo, sapere è importante, conoscere, sapere leggere. Io ho imparato Joomla, mi sono trovato bene, non sono andato in cerca di crearmi altri problemi, eccetera. Altri ragazzi che conosco, altre persone che conosco, usano WordPress. Sinceramente di Drupal ne ho sempre sentito parlare, ma non conosco ancora nessuno che lo sta utilizzando. Ce ne sono anche tanti altri, anche in altri linguaggi, cioè potrebbero esserci altri CMS fatti in Java o in altri sistemi. Dipende un attimino come ti trovi, come lo affronti e dove trovi le risorse, perché il problema più difficile è partire. Se io ho qualcuno che mi fa partire, vado. Se ho qualcuno che mi devo arrangiare, ci metto di più di solito. Sono tanto bravo a fare le mie cose. Ok? Posso, non so se entro in scivolata, ma io con altri soci abbiamo una piccola azienda e facciamo sviluppo di siti web e altre cose. Siamo entrati in contatto con Joomla Veneto un po' a distanza, perché da poco tempo, ultimamente l'anno scorso, uno dei miei soci è stato presente all'evento che ha fatto proprio l'anno scorso, se non sbaglio. È una domanda così: noi stiamo cercando anche personale, quindi vorremmo addirittura assumere qualcuno. L'associazione aiuta in qualche modo, cioè avete, è una domanda così tra colleghi, immagino, tra virgolette, scatta anche un po' questo meccanismo di segnalazione di... Allora, meccanismo di segnalazione è un concetto abbastanza delicato, questo, perché noi facciamo molta attenzione a quelle che sono le regole scritte nello statuto, e quindi per intenderci, all'interno dell'associazione ci sono tantissime persone private che fanno un lavoro completamente diverso, ma quasi il 50% siamo anche persone che lavorano nel settore, ok? E questa è una cosa fantastica, fondamentalmente, perché finalmente in Italia riusciamo a parlare la stessa lingua senza pronunciare concorrenza, perché questa è la cosa più bella, che si possa collaborare tra le aziende all'interno di una stessa associazione. Ripeto, facciamo molta attenzione a questo aspetto, perché equilibriamo bene tutto quello che è il concetto dello statuto, che poi è uno statuto che sì, abbiamo controfirmato noi, abbiamo scritto noi, ma che proviene direttamente dalle normative del nostro governo, ok? È quanto delicata, ma tecnicamente noi non vorremmo fare delle segnalazioni, però nulla vieta ai soci,
anche aziende che partecipano ai corsi, agli eventi, alle riunioni, perché noi facciamo, adesso stiamo ripartendo anche con degli incontri intensivi per ogni provincia, a conoscersi tra di loro, ok? E a quel punto nessuno ti vieta di conoscere tra l'altro anche la persona per quella che può essere la propria competenza, forse sì, certo, c'è una sorta di selezione, forzare la posta, mi è okay, assolutamente chiaro, la certo, domanda più informale, cioè nel tessuto dell'associazione è anche scattato il fatto che le persone che magari hanno frequentato questi corsi poi sono persone che forse non erano esattamente del settore, hanno cominciato a lavorare, sono giovani che hanno sfruttato i corsi per poi entrare ed essere un po' insomma sì, interessati a lavorare personalmente all'interno dell'associazione. Conosco delle persone che tra di loro hanno creato dei gruppi di lavoro che poi fanno all'esterno, chiaro, certo, okay, che poi fanno all'esterno per clienti terzi, ma che fanno parte tutti dell'associazione, perché essendo nel settore sai perfettamente che oggi come oggi forse è meglio fare un gruppo di lavoro piuttosto che avere un unico webmaster che faccia tutto, perché si lavora meglio soprattutto nella competenza. Ci siamo? Poi guarda, si può ragionare anche in un modo un po' diverso: tu trovi una persona promettente o all'esterno e gli puoi consigliare di venire a farsi formare anche da noi. Certo, noi stiamo facendo un po' fatica, allora una persona e no, per loro hanno bisogno di contrario, sì, no, consigliare le persone che infatti grazie comunque, scusate l'intrusione. No, assolutamente nessun problema. Comunque questa è una linea che ci stiamo comunque studiando anche per verificare se può esserci la possibilità di poter fare anche divulgazione informativa da questo punto di vista, ok? Perché vogliamo fare le cose assolutamente, vogliamo essere trasparenti, perché è giusto che sia così. Comunque se scrivi tipo al Velug di solito noi la giriamo nella mailing list se c'è qualcuno che è interessato, ecco, certo, abbiamo risolto tante volte, abbiamo risolto di gente che chiedeva cose particolari e anche mailing list, dopo è un problema tuo, dopo di certo, l'occhio con la persona eccetera. Ok, abbiamo concluso. Bene, grazie a voi.